Carissimi, bentrovati. Continuiamo con i video sul latino e vediamo oggi l'accento tonico delle parole, ovvero come si pronunciano e dove si va a posizionare l'accento sulle parole latine. La questione è in realtà abbastanza semplice. Abbiamo tre leggi generali che regolano l'accentazione delle parole latine. Queste tre leggi sono quella della penultima, la legge del trisillabismo e la legge della baritonesi. Le vedremo dopo nella teoria, vediamo prima qualche esempio pratico. Prima di proseguire ci tengo a precisare che l'accento breve delle vocali sarà un po' diverso da quello a cui siamo abituati sui libri per una banale questione di caratteri, quindi abbiamo l'accento lungo con il trattino e l'accento breve con un accento questa volta rovesciato rispetto a quello che si trova sui testi latini, ma credo sia abbastanza comprensibile lo stesso. Allora, prendiamo queste prime due parole. La prima parola la leggeremo monere, la seconda parola la leggeremo leggere, perché la vocale della penultima sillaba in questo caso è breve e a questo punto l'accento retrocede alla sillaba precedente. Ripetendo il concetto, nel caso in cui la penultima sillaba contenga una vocale lunga, allora lì posizioneremo l'accento come in monere. Nel caso in cui la penultima sillaba abbia una vocale breve, l'accento retrocederà alla sillaba precedente e quindi in questo caso leggere e non leggere. Questa è la legge della penultima. Vediamo adesso altre due parole. Adibeo e ianiculum. Secondo la legge della penultima, qualche problema ce lo pone la parola ianiculum, poiché qualcuno potrebbe pensare, dato che la I è segnata come breve, l'accento retrocede a ia e quindi dovrebbe essere ianiculum. Ma in questo caso interviene la legge del trisillabismo, che dice che un accento può retrocedere nel caso in cui ci sia una sillaba breve, ma non può farlo oltre la terz'ultima sillaba. Quindi in questo caso l'accento non può andare oltre la sillaba ni, ma si ferma lì, non fa nulla che quella sia breve. In questo caso, quindi, cu è una sillaba breve, lum è una sillaba lunga, l'accento retrocede sulla i, che a sua volta sillaba breve, ma non può retrocedere ulteriormente. Questa è la legge del trisillabismo. Veniamo all'ultima legge, quella della baritonesi. Qualcuno si potrebbe chiedere perché non è ianiculum? Perché la legge della baritonesi ci dice che l'accento non può andare mai sull'ultima sillaba. Quindi in latino non troveremo parole tronche o ossitone, come in italiano avrò, farò, darò. E quindi, ad esempio, abbiamo canis e lupus. Non fa nulla che le ultime sillabe siano lunghe, perché l'accento deve obbligatoriamente retrocedere alla penultima. Anche se questa è breve, non fa nulla. Per comodità, riepiloghiamo le tre leggi incastrandole tra di loro. L'accento va quasi sempre sulla penultima sillaba. Nel caso in cui la penultima sillaba sia composta da una vocale breve, l'accento retrocederà alla terz'ultima sillaba. Se anche questa è composta da una vocale breve, l'accento si ferma lì perché non può andare oltre. Inoltre, l'accento non va mai sull'ultima sillaba. Bene, per questa volta abbiamo terminato. Nel prossimo video vedremo le eccezioni a queste tre regole, che poi tanto eccezionali non sono. Vi lascio un saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!